sono arrivati veramente tantissimi insulti, tantissime offese. Quello che mi è stato detto è: sul red carpet ci vanno cani e porci. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Scusatemi se sentirete dei rumori di sottofondo, ma fuori sta diluviando, quindi può darsi che sentirete la pioggia. Come da titolo, oggi voglio rispondere alle tantissime polemiche e alle tantissime critiche e anche qualche insulto purtroppo che ho ricevuto durante il Festival di Venezia. Se mi avete seguito in uno degli ultimi vlog su Instagram sapete che sono stata invitata al Festival del Cinema di Venezia a partecipare a una delle prime cinematografiche e al red carpet, insomma, che si svolge prima della prima cinematografica del film. È stata un'esperienza da sogno, devo dire, una pietra miliare, si può dire così, si dice così, della mia carriera, un traguardo gigantesco di cui sono molto orgogliosa e felicissima. È stato proprio un sogno e se avete visto il vlog sapete che ero anche super 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 emozionata, tremavo letteralmente e si è visto nel video. Però purtroppo ogni volta che raggiungo un traguardo importante nella mia carriera, è successo quando ho lanciato il kit per sopracciglia con Benefit, è successo quando è uscito il mio libro con Rizzoli, insomma ogni grosso traguardo purtroppo mi arriva anche tantissimo tantissimo hate, ok? È come un po' se gli haters si risvegliassero quando ci sono queste cose così importanti, perché è come se, non lo so, la loro invidia e la loro cattiveria non riuscissero a bloccarla e a tenerla bada, e quindi deve uscire ed esce in modo particolare, appunto quando sono dei momenti per me felici, ecco, questo è il discorso. Quando mi succede qualcosa di bello per la mia carriera, di cui io sono estremamente felice, mi arrivano purtroppo anche tantissimi insulti, tantissima maleducazione. È una cosa che io ho imparato un po' a gestire con gli anni, anche se rimango una persona sensibile che quindi ci rimane male, anche se mi sento una sfigata e una debole a dirlo, ma ci rimango sempre male, però ho imparato, diciamo, a gestirlo. Non ci sto così male come ci stavo agli inizi, ma è sempre un po' pesante sul mio cuoricino, diciamo così, anche se devo dire e voglio farlo presente in questo video prima di iniziare e leggere le critiche eccetera eccetera, voglio comunque però ringraziare e farvi sapere che ho visto i vostri tantissimi messaggi, commenti, veramente con me avete fatto i complimenti, come avete detto che sono il vostro orgoglio, che è meritatissimo, quindi non li do per scontati. So che magari mi soffermo in questo video su critiche, insulti, maleducazione, ma in realtà questo è il 5%, mentre il 95% è stato super positivo. Mi avete inondata di affetto e ve ne sono veramente tanto tanto grata. Sul red carpet eravate in tanti a riconoscermi, a chiamarmi, io ero veramente sulle nuvolette, ancora non mi sembra vero, quindi ci tengo a ringraziare il 95% di chi mi segue, perché il vostro affetto l'ho sentito ma proprio forte, cioè come se foste lì con me ad abbracciarmi, quindi è stato bellissimo e vi devo dire ne ho anche bisogno, perché appunto quando succedono cose belle mi arriva tantissimo hate e per me è importante vedere anche la parte tanto positiva, perché mi sostenete. Non pensate che io lo dia per scontato, perché ho tanti bei messaggi e allora li do per scontati, non vi servono, anzi voi non avete idea di quanto in realtà mi servono e mi aiutino specialmente in questi momenti, quindi siete stati preziosi davvero. Ma iniziamo, e questo video lo faccio un po' con difficoltà, ma ci tengo sempre a rispondere a critiche e polemiche e cose del genere, perché io non ho nulla da nascondere, quindi mi sembra giusto anche farlo, insomma. E poi, come non approfittare di questi haters per prendere del materiale e farci un video? Iniziamo con il primo commento, che è poi un commento che mi è arrivato tante 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 volte, e io, piccola parentesi, io non riesco a capacitarmi come le persone possono essere così maleducate e rozze ad andare online a scrivere queste cose a influencer o comunque a sconosciuti online, cioè io rimango sempre basita, però ho capito che ci sono molte persone così a questo mondo. E uno dei commenti che ho ricevuto più spesso, li avrete visti i commenti del genere, quelli più maleducati naturalmente li ho cancellati, bloccati, e mi sono arrivati tantissimi, quasi di più in realtà, commenti del genere in privato.
privato, come se un po' la gente si vergognasse a dirlo pubblicamente, quindi viene ad insultare in privato. Quello che mi è stato detto è: sul red carpet ci vanno cani e porci. Oppure c'è chi l'ha detto in modo più educato e mi ha detto: non è giusto che voi influencer andiate a camminare sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. A parte che a chi mi ha detto sul red carpet ci vanno ormai cani e porci, mi verrebbe da mettere: non posso farlo per motivi di copyright, naturalmente, altrimenti YouTube mi toglie completamente la monetizzazione. Sto cercando di sistemarmi questa camicetta che è nuova, non so bene come mi sta, ma avrei messo molto volentieri in questo spezzone la canzone di Fabri Fibra che dice: tranne te, tranne te, tranne te. Ok, per farvi capire, ci vanno cani e porci, sì, però allora tranne te, tu però non ci sei. Comunque, questo mi fa un po' ridere. E apprezzo però chi lo chiede in modo educato e spontaneamente perché è curioso, e non apprezzo invece chi lo dice in modo appunto così da cafoni, ok? Perché gli influencer vengono invitati al Festival del Cinema e ad eventi di cinema o musica che magari non hanno a che fare con l'ambiente dei social. Addirittura mi è stato detto: una volta invitavano soltanto gli attori ad eventi del genere, adesso invece ci siete anche voi influencer, non lo trovo giusto. In realtà non è così. Alla prima del Festival del Cinema di Venezia si viene invitati, quindi si ha un biglietto per vedere la prima cinematografica, quindi in realtà chiunque se riceve l'invito può andare a vedere una prima cinematografica, puoi essere un autista di Formula 1, puoi essere un influencer, puoi essere una cantante, puoi essere la figlia, la cugina di uno degli attori, puoi essere un giornalista, puoi essere uno studente di cinema, penso che ci fosse anche qualche studente di cinema, non ne sono sicura, ma credo di sì. In linea generale, ragazzi, a questi eventi vengono invitate persone che hanno un grande pubblico, perché naturalmente ai registi e ai produttori del film interessa che il loro film, che del loro film si parli il più possibile. Quindi la maggior parte di persone, naturalmente a parte appunto amici, parenti, invitati per altri motivi alla prima, naturalmente tutti gli altri sono influencer, giornalisti, giornalisti che scrivono su giornali, giornalisti che scrivono online, e noi influencer perché? Perché noi abbiamo un grosso pubblico che ci segue e che quindi sentirà parlare di questo film. Prima che esistessimo noi influencer c'erano soltanto i giornalisti che andavano a questi eventi e che poi portavano la loro esperienza su testate appunto giornalistiche, magazine, giornali, oppure adesso nelle testate online. Poi nel tempo siamo nati noi influencer, che molto spesso abbiamo più pubblico e più visite sui nostri canali di tanti magazine super conosciuti. Ad esempio, mi ricordo tempo fa avevo, tramite la mia agenzia, avevamo controllato le visite di Cosmopolitan o di Donna Moderna, adesso non mi ricordo, in confronto al mio canale, ed erano più i click sul mio canale che appunto le vendite e i click su questi giornali giganteschi. Questo naturalmente è solo un esempio, non voglio pavoneggiarmi qui dei numeri eccetera, non mi ci soffermo mai perché non è quello che mi interessa, ma è per farvi capire che sì, noi influencer veniamo invitati e non c'entriamo nulla con il cinema, anche se io ho studiato filmologia all'università e quindi per me è stato comunque molto interessante al di là di tutto, ma vengono invitati appunto influencer, giornalisti, tutto persone influenti, vogliamo dire così, che hanno un grosso pubblico che li segue e che quindi appunto sapranno di questo film e dell'evento in sé, perché questo è del Festival del Cinema, vogliono che se ne parli, e quindi noi che siamo invitati facciamo in modo che se ne parli. Quindi quando si dice che alla prima dei film vengono invitati solo gli attori, non c'è cosa più sbagliata, perché gli unici attori presenti alle prime dei film sono gli attori protagonisti del film che vengono ad assistere alla premiere, ma tutto il resto sono giornalisti, influencer, appunto tutto persone che di professione non fanno certamente gli attori. Quindi è bene chiedere se non si sanno le cose in modo educato. Si può fare una ricerca su Google naturalmente, piuttosto che venire a dire a me: al festival ci vanno cani e porci, cosa che poi non è assolutamente vera, perché provate ad andare al Festival di Venezia e provate ad accedere al red carpet, tanti auguri e buona fortuna, perché non lo potrete fare, quindi non è nemmeno vero. Però
appunto basterebbe una ricerchina su Google per capire che è così, ma apprezzo comunque chi me lo chiede in modo onestamente curioso, perché è giusto e mi piace parlarne. Nemmeno io anni fa lo sapevo chi viene invitato sui red carpet, non ne avevo la più pallida idea, quindi è giusto parlarne, chiedere, e io sono molto contenta di condividere tutte le cose che so con voi, però appunto non apprezzo chi viene a dire cose maleducate semplicemente perché ignora come funzionano le cose in questo ambiente, ecco. Poi ci sono state anche diverse persone che, vedendomi felice, vedendo che ho raggiunto un traguardo gigantesco della mia carriera, l'unica cosa che sono riuscita a partorire era scrivere "che brutto abito", oppure "quegli orecchini sono pacchiani". Ok, per te gli orecchini sono pacchiani, ma perché ti soffermi sugli orecchini quando invece puoi commentare il fatto che io sia felice, gioiosa, il fatto che voi avete contribuito a farmi vivere un sogno? Cioè, veramente non lo so, io non lo farei mai, non andrei mai a commentare lì, perché poi, se ci pensate, ma è un po' una cosa che siamo condizionati a fare dalla società. Quando vediamo una foto, un'immagine, qualcosa, specialmente se abbiamo un po' di cattiveria repressina, tendiamo a cercare l'unica cosa negativa da dire su quella foto, ok, su quella persona, quando in realtà io personalmente quello che mi piace fare è focalizzarmi sulle cose belle, sulle cose positive, perché questo è quello che mi piacerebbe che gli altri facessero con me. Però appunto ho capito nella vita che non tutti si comportano così a questo mondo. Un'altra cosa che mi è stata detta tantissimo, anche in modo estremamente maleducato, ma veramente tanto maleducato, è che i miei orecchini erano orribili, erano pacchiani, erano tacky, che in inglese più o meno vuol dire la stessa cosa, tacchiani, erano poco eleganti, pessima scelta, orrendi, ma chi è che ti ha detto di metterli? Insomma, immaginate il tutto, quello che vi ho detto e di più, con anche qualche parolaccia e qualche cosa non carina, ecco, che non posso dire per ovvi motivi in video. Però sì, mi è stato detto che i miei orecchini erano orribili, pacchiani, indecenti, ho letto addirittura. Allora, gli orecchini di Chanel che ho messo, quelli con gli strass, ok, sono un paio di orecchini che io ho difficoltà ad indossare, e posso indossare soltanto ad eventi molto importanti, perché appunto sono super super appariscenti. Naturalmente ogni volta che si vede la scritta Chanel si dice "ah, che pacchiano". In realtà io non sono proprio d'accordo, l'avrei trovato pacchiano se sul mio abito ci fosse stata una scritta enorme Louis Vuitton, una scritta enorme, non lo so, Gucci o Chanel o Prada, poi con gli orecchini Chanel, però quindi sì, avrei potuto comprendere, capire. Ma visto che non c'era nessun logo assolutamente ed avevo soltanto gli orecchini con la scritta Chanel, insomma, secondo me non erano pacchiani affatto, anzi li ho adorati. E siccome questi orecchini io ho veramente pochissime occasioni per indossarli, perché appunto sono appariscenti, cioè sono degli orecchini importanti, volevo assolutamente indossarli sul red carpet, e sono molto contenta di averlo fatto, perché secondo me ci stavano benissimo. Non ero tanto sicura se abbinare la collana oppure no, la collana è stata, me l'ha fornita l'atelier, in realtà non è mia, gli orecchini sì, ma la collana me l'hanno abbinata all'outfit, e ero un po' in dubbio se mettere la collana oppure no, ma per gli orecchini io ero sicurissima. Mi piacciono tantissimo, sono felicissima di averli indossati. No, non era uno sponsor Chanel, sì, scusate che mi tocco i capelli costantemente, ma li ho piastrati e non so se mi stanno decentemente. Però sì, a me piacevano un sacco, no, perché mi è stato anche chiesto se Chanel era uno degli sponsor, no, non ero sponsorizzata da Chanel, anzi un paio di orecchini che ho acquistato io perché mi piacciono e ho deciso di indossarli la sera del festival. E se alcuni pensavano che fossero pacchiani, va benissimo, per me no, per me erano bellissimi. Poi, se avete visto le storie che ho fatto quando stavo arrivando al festival, cioè sono venuti a prendermi, è venuto a prendermi il taxi acqueo davanti all'hotel, che era proprio davanti al canale, ero sul canale praticamente, quindi bellissimo, sono salita sul taxi acqueo che poi mi ha accompagnato fino alla location del festival, eccetera. Quindi io mi sono già truccata da casa con un trucco bello forte per quella sera, che poi mi avrebbero comunque ritoccato nell'area stile, ma volevo comunque arrivare truccata, perché mi hanno detto, per fortuna mi hanno detto, che poi una volta arrivata lì ci sarebbero stati fotografi. Infatti ho le foto di quando sono arrivata con il taxi acqueo, quindi non volevo arrivare completamente struccata. Avevo pensato di mettermi magari gli occhiali da sole e arrivare struccata, ma poi alla fine mi sono detta no, mi trucco comunque, così ho già il trucco per la sera, poi basta ritoccarlo, andare insomma a modificarlo leggermente, però almeno arrivo già truccata, così nelle foto insomma esco bene. E sono stata super 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 criticata
quelle storie ho ricevuto centinaia di DM in cui venivo insultata, venivo derisa, offesa, veramente, perché ho scelto di mettere un trucco pesante, perché era uno smokey eye bello pesante. Poi voi non siete abituati a vedere gli smokey eye su di me, perché ormai li faccio poco. Sono stata super criticata perché ho messo, cioè ho fatto quel trucco di pomeriggio con un abito che effettivamente era un abito più da giorno, e il trucco quindi non si addiceva tantissimo. Però il fatto è che, appunto, come vi ho appena spiegato, non volevo arrivare struccata e non volevo fare un trucco da giorno, perché poi per trasformarlo in trucco da sera comunque avrei dovuto struccarmi, rifare un sacco di roba. La mia pelle è delicata, non è il caso di struccarmi e ritruccarmi subito, se posso lo evito. Quindi ho fatto già un trucco bello scuro già per arrivare, perché poi sapevo che avrei cambiato l'abito da sera, e quindi sì, per questo. Io lo so, la pelle è molto chiara, tra l'altro sono abbronzata io adesso, ci tengo a ricordarlo, però ho la pelle chiara, quindi sì, il trucco scuro risalta tantissimo su di me, quindi lo so. Mi hanno detto di tutto, perché ho messo ombretti neri, e non erano neri, comunque erano marrone scuro, però su di me sembrano molto scuri. E non che io debba spiegazioni sul perché, ma ci tenevo a dire la mia su questo. Ecco, ho fatto un trucco scuro perché poi l'avrei indossato la sera e avrei cambiato l'abito. Come vi dicevo prima, anche qui ho apprezzato chi mi ha detto: Nicole, mi ero stupita che tu avessi fatto un trucco così scuro per il pomeriggio, poi hai cambiato abito e ho capito il perché. Apprezzo tantissimo chi mi scrive così, in modo... in bel modo, non so come, cioè non è tanto quello che si dice, ma è il modo in cui lo si espone. E secondo me l'eleganza sta proprio in questo, nel modo in cui una persona si esprime e nel tatto che ha, nella delicatezza che ha ad esprimersi verso gli altri. Quindi a qualsiasi cosa voi mi diciate, quasi tutto diciamo, ma ci sta se viene detto in bel modo, anzi lo apprezzo perché mi piace parlare con voi. Non apprezzo invece, appunto, chi mi ha scritto, letteralmente posso dirvi le esatte parole perché ci sono veramente rimasta, ma non perché, sì, un po' perché ci rimango male, ma anche e soprattutto perché io non riesco a capacitarmi di come una persona possa andare online a scrivere delle cose del genere a degli sconosciuti. Ma mi è stato detto che sembrava un incrocio tra Moira Orfei e il Ken rifatto, che non ho ben capito chi sia, forse ho capito chi è, uno che stava a Barbara d'Urso, comunque vabbè, era un incrocio tra Moira Orfei ed il Ken rifatto. Insulti velati, meno velati, maleducazione, quindi vabbè, ho risposto anche a questo. I miei vicini hanno iniziato a fare lavoro in casa, scusatemi se sentite anche questo, ma purtroppo non c'è modo, ho chiuso tutte le finestre, ma mi sa che si sente un pochino, scusatemi. E poi voglio arrivare alla polemica più grande, per cui mi sono arrivati veramente tantissimi insulti, tantissime offese, una maleducazione che mi stupisce da un lato, dall'altro dico è dal 2009 che ci sono abituata, perché mi stupisco ancora, però mi stupisco praticamente ogni volta. E sono stata insultata in mille modi perché ho modificato le foto che ho messo sulla mia pagina Instagram, ma questa cosa mi ha stupito moltissimo. Non perché io mi sia stupita del fatto che magari si è visto che alcune, appunto, un po' le ho modificate, ma più che altro mi stupisce il fatto che la gente mi insulti per questo, perché io sono la prima a dirlo che modifico le mie foto, sono la prima che fa video dedicati in cui vi dice: ragazzi, le influencer, neanche loro assomigliano alle influencer, tutte le foto su Instagram specialmente che vedete è tutto modificato, tutte quante utilizziamo app per modificare le nostre foto. Io ci tengo ad essere trasparente con il mio pubblico e a dirlo, lo dico, vi ho fatto video dedicati in cui vi dicevo quali app utilizzo, vi facevo vedere come ritocco le foto, ve lo dico sempre che utilizzo Facetune, FaceApp, non è assolutamente un segreto, e anzi, ripeto, ho fatto video dedicati in cui vi dicevo: ragazzi, ci modifichiamo tutti le foto, è un po' come i magazine, ok, che vedete, comprate Cosmopolitan, eccetera. Tutte le foto, tutte sono modificate, photoshoppate in modo professionale. Le mie no, io faccio in velocità con due app dal cellulare, ma sono tutte modificate. E su Instagram è uguale, tutti i profili di influencer che vedete, tutte le foto sono ritoccate. E quello che
penso io è che ognuno sia libero di ritoccare i propri contenuti sulla propria pagina, ma è importante dirlo al pubblico, farlo sapere per non creare ideali irrealizzabili. Sì, modifico le foto, vi faccio vedere che cosa utilizzo, mille volte vi ho fatto i video dedicati, ve lo dico sempre, ma è importante che si sappia che è così, è importante che io non vi venga a dire non è vero, assolutamente no, io mi sveglio così, già truccata, con face up, no, questo per me è importante. Quindi mi sono molto stupita quando mi sono arrivati questi insulti, tra l'altro pesantissimi, una, veramente una, non voglio usare sempre gli stessi termini, ma vedere delle ragazze che parlano in un modo così sboccato che addirittura vengono a scrivere queste cose su internet per me è tipo what, è mind blowing, perché non conosco nemmeno nel mio cerchio di amici persone che farebbero una cosa del genere. Ma mi sono appunto stupita del fatto che fosse scaturita una polemica da ciò, perché l'ho sempre detto, cioè da anni o queste persone non mi seguono, non hanno visto i video che ho fatto nel What's in my iPhone, addirittura avevo fatto un video dedicato in cui proprio vi dicevo ragazzi, le influencer non sono come le influencer che vedete, cioè neanche noi influencer assomigliamo a noi influencer nel nostro Instagram, ok? E io non me le modifico tanto le foto, ma c'è chi lo fa molto 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 di più, ma poi dipende in realtà da foto a foto, non sto qui a giudicare gli altri, ognuno fa quello che vuole, non riesco neanche a seguire gli altri per sapere quello che fanno, ok? Quindi non sto lanciando frecciatine da niente, assolutamente, però sì, io l'ho sempre detto, è ovvio che modifico le foto. E poi un'altra cosa ci tenevo a dire, perché si è visto che io ho modificato la foto, perché c'è stato un fotografo di Getty Images che mi ha fatto delle foto al mio arrivo e che poi naturalmente erano pubblicate sul sito di Getty Images, quindi la foto che io ho messo, presa da lì, l'ho messa con la scritta Getty Images sul mio Instagram. E voglio darvi un po' il punto di vista di noi influencer. Noi lo sappiamo benissimo che chiunque vede che è Getty Images, perché io non ho acquistato la foto e poi l'ho ritoccata e ve l'ho messa là, non avreste neanche saputo che fosse di Getty Images. Io l'ho presa tranquillamente con la scritta Getty Images, l'ho modificata un po' e l'ho messa, ma so perfettamente, e non me ne frega niente, che se si va su Getty Images si vede anche la foto non modificata. Anche l'area beauty ha messo la mia foto non modificata, non è che sono andata lì a dirgli cambiatela, toglietela, mettete quella modificata, non me ne frega niente, semplicemente sul mio profilo le modifico, ma sappiate che noi influencer quando postiamo una cosa modificata e magari c'è la scritta Getty Images, ok, sappiamo benissimo che il pubblico può andare a vedere la foto non modificata, ma evidentemente non ce ne frega niente, così come a me non me ne frega niente di dire che modifico le foto, di dire che sono ingrassata, sono anche dimagrita, poi sono ringrassata adesso che non riesco a muovermi con il piede, però non me ne frega onestamente niente. Mi è stato addirittura detto che perché ho ritoccato leggermente queste foto mento ai miei follower, perché non sanno in realtà il mio viso qual è. Ragazzi, scusatemi un attimo, no? Ma io ho migliaia di video su YouTube senza filtri di nessun tipo, in cui vedete sempre la mia faccia e il mio corpo, quindi è un po' difficile dire menti al tuo pubblico quando il mio social principale è YouTube e dove non esistono filtri. Mi avete mandato screen di siti e pagine che mettevano a confronto, se non sbaglio, la foto modificata con la foto non modificata, eccetera. Non mi dà fastidio onestamente, cioè nel senso possono farlo, sono un personaggio pubblico, l'hanno fatto con tutti quelli che sono andati al festival e ci sta alla fine. Però sì, volevo rispondere a queste cose e dire la mia, perché molto spesso si viene additati e se non si sente anche l'altra campana è un po' difficile. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, vi mando un bacio gigantesco, ricordatevi di mettere like al video se vi è piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Bacio grande e il nostro abbraccio finale che non può mancare mai, venite qua che vi abbraccio forte 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 e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!